La situazione è un po' particolare, io chiedo scusa se dico più o meno sempre le stesse cose, ma è come un cruccio che non mi torna, come qualcosa che non riesco a risolvere dentro di me, e quindi perdonatemi questo po' di follia. Sì, perché in quest'estate arroventata non mi capacito di questa escalation di violenza, di contrapposizione verbale, sociale, politica. Sto smettendo di guardare i telegiornali perché mi sento a disagio profondamente, addirittura in una tragedia terribile come la morte di un giovane carabiniere. Si dà la 12ª coltellata, mi è piaciuto molto, a questo povero ragazzo, contrapponendo, tirando per la giacchetta. È tutto un clima di contrapposizione che, non lo so, io non sono un esperto, che se può essere funzionale alla virgolette lotta politica, anche se mi fa cadere le braccia, poi non ci si rende conto che ha delle conseguenze concrete, che la gente è rabbiosa, che la gente è terribile. Ho scritto, io ho citato una cosa che mi è successa tempo fa, sono entrato in una famoso locale della mia città e ho chiesto un marocchino che da noi indica una particolare bevanda a base di latte, di caffè, di schiuma, e questa persona, una signora normale che conoscevo come una gentile signora, mi ha detto no, un marocchino no, ne abbiamo già avuti troppi. E pensando di fare la battuta spiritosa, a me ha agghiacciato. Ho letto una testimonianza molto molto bella, terribile, tragica di fratello Enzo Bianchi, che era al supermercato in fila alla cassa e c'è stato questo scambio di battute fra cassiere e cliente, questo caldo africano, e l'altro ha risposto ci portano anche questa cosa, questi disgraziati. Ma dove stiamo finendo? Ma che è questa cosa qui? E questa stessa logica sta infettando anche le comunità cristiane, sia a livello dei migranti, allora l'ho detto 100 volte, lo dico la 101ª, portate pazienza, poi capite dove vado a parare. Cioè, io non lo so quale sia la politica migratoria, non sono un esperto di flussi, non sono un economista, non sono un politologo, non sono un sociologo, ma sono disposto a parlarne, non so quale sia la soluzione migliore. Questa attuale non è una soluzione, come non era quella di prima. Ma quando io sento un cristiano augurare che una persona muoia annegata nel mare, io ho il dovere di dirgli: questo pensiero non è tollerabile, non sei un cristiano. Non è che ci siano vie di mezzo, ok? E purtroppo questa contrapposizione mondana la sento anche un po' nella Chiesa. Ora, devo essere sincero, anche lì si soffia sul fuoco, si fanno a volte un po' delle considerazioni così, però la Chiesa in crisi, il Papa di prima contro il Papa di adesso, non lo so, io sono un po' a disagio, devo essere sincero. Mi sembra davvero che, come direbbe Papa Paolo VI, commentando le ultime sedute del Concilio, come se il fumo di Satana fosse entrato dentro le nostre comunità. Insomma, mi sento un po' come Geremia, non io, ma la situazione della Chiesa, sprofondato nel fango. Geremia è una figura drammatica, è il profeta per eccellenza che ha dovuto faticare tantissimo, perché vive in un momento storico, lui che è nato a pochi chilometri a sud di Gerusalemme, in cui il piccolo stato di Giuda, cioè quello che è rimasto dal grande Israele con sede a Gerusalemme, è tirato per la giacchetta, no? Da una parte gli egiziani, i nemici di sempre, dall'altra gli assiri, e con un po' di furbizia, un po' di furberia, mi ricorda un po' la situazione politica italiana, si cerca di dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, no? Un po' trumpiani, un po' putiniani, se non che Geremia è l'unico, a differenza dei profeti di corte, a dire: ma guardate che state sbagliando. E in effetti sta per arrivare sulla scena internazionale una nuova forza, Babilonia, Nabucodonosor, che sarà poi all'origine della distruzione di Gerusalemme e del Tempio di Salomone. Quindi una catastrofe delle catastrofi. Ma per Geremia la cosa più drammatica è dover dire queste cose alla propria gente. Lui maledice il fatto di essere
più o meno. Maledice il fatto di essere stato chiamato a fare il profeta, a dare notizie del genere, perché tutti dicono: ah, ma tu porti Iella. E nella scena che abbiamo sentito oggi nella prima lettura c'è proprio lui che viene gettato questa cisterna vuota. Ecco, a me sembra che sia un po' la situazione che stiamo vivendo in questo momento. Ci ho pensato molto. Siamo sprofondati nel fango perché è venuta a mancare l'acqua viva che è Cristo. C'è sempre del fango in fondo alle cisterne, ma se la cisterna è piena d'acqua, questo non rappresenta un problema. Se, e adesso non parlo della questione sociale, culturale, politica, non mi permetto, anche perché ognuno è libero di pensare quello che crede, ma come cristiano, la chiave di lettura che do a questa realtà, ma se noi nella Chiesa, noi cristiani, non siamo capaci di riempire la cisterna dell'acqua viva che è la parola di Dio, che è la presenza di Cristo, che sono i sacramenti, chi lo può fare? Allora certo anche noi finiamo a sguazzare nel fango. Tutto questo per introdurre il Vangelo di oggi, un Vangelo estremamente impegnativo, bellissimo, in cui Gesù dice di essere venuto a portare il fuoco sulla terra, in cui Gesù dice che è venuto a portare la guerra sulla terra, la divisione sulla terra, ma non come forse un po' stupidamente pensiamo noi, tra i difensori della fede, la civiltà cristiana europea e gli altri miscredenti, nemici della Chiesa, tutte queste cose veramente fanno venire le bolle. Ma la guerra al nostro interno, la guerra fra un modo diverso di vivere la vita, un modo evangelico illuminato dal cristianesimo, è un modo che invece si omologa al pensiero di tutti. Questa lotta io la vedo molto, molto, molto presente. I biblisti e gli esegeti ci dicono che probabilmente questo brano, che è ripreso in particolare da Matteo e anche Luca, che stiamo leggendo quest'anno, viene scritto per descrivere quella che è la situazione dopo la distruzione del Tempio ad opera dei Romani nel 70 d.C. Questo non significa che Gesù non abbia detto queste parole, eh? Gesù le ha dette, ma sono state rilette dalla comunità per illuminare un evento epocale, tragico, drammatico, la distruzione del Tempio. Pensate, è iniziato la ricostruzione del terzo tempio, o perlomeno il rifacimento del secondo, nel 19 a.C. e concluso nel 62 d.C. Nel 70 arrivano i Romani per sedare la rivolta giudaica, e radono al suolo Gerusalemme e bruciano il tempio. Una tragedia delle tragedie. Ora, dopo questo evento, il giudaismo cerca disperatamente di riorganizzarsi. Non ci sono più sacerdoti, non ci sono più sadducei, che erano gli aristocratici di Gerusalemme. Ecco che un gruppo di rifugiati, di studiosi, diremmo noi oggi, quasi tutti di scuola farisaica, si ritrovano a Yavne o Yamnia a fare una sorta di riunione, di concilio, diremmo noi oggi, in cui riaffermano con grande fede, con grande forza la priorità della Torah, perché non c'è più il Tempio e da allora in avanti non ci sarà più, la diaspora definitiva. E fra le altre cose maledicono tutta una serie di persone, tra cui ovviamente i Romani e, ahimè, i seguaci del Nazareno, i gesuani. Per la prima comunità è un colpo allo stomaco, soprattutto le comunità che erano in Israele, ovviamente erano tutte fatte da ebrei, e nessuno si era mai posto il problema di porre il cristianesimo al di fuori del giudaismo. Ecco che invece di colpo ci si ritrova, virgolette, scomunicati. È stato un colpo terrificante che crea la situazione che Matteo e Luca rileggono all'interno delle proprie comunità. Padre contro figlio, madre contro figlia, nuora, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè in cui i difensori, i propulsori di quello che resta del giudaismo allontanano dal proprio interno quello che viene considerato spurio, cioè i discepoli di Gesù, i gesuani, i cristiani. E questo è un dramma terribile di cui si trova ancora eco in questa pagina di Vangelo. Gesù quindi è venuto a portare il fuoco sulla terra, la lotta e la divisione, ma non nel senso che cerca rissa, ma nel senso che quando entra nella vita di una persona la scardina, scardina le sue certezze. Quando entra nella vita di una persona cambia il mondo di riferimento di quella persona, e uno è addirittura disposto, come dire, ad abbandonare i suoi affetti più cari, nel senso di metterli in secondo piano piuttosto che
abbandonare la visione che abbiamo ricevuto dalla fede. Ed è vero così. Tornando alla mia riflessione iniziale di interpretare i segni dei tempi, guardate, poche storie, cioè o il cristianesimo contagia la nostra vita, anche il nostro giudizio sulle cose, oppure che è? Se non vi è mai successo di entrare in contrapposizione con qualcuno per la vostra fede, o vivete in un monastero, oppure non si vede che siete cristiani, non compiamocela. In questo momento difendere la dignità della persona contro questa voglia di fare i cattivi, essere buonista è diventato un insulto. Scagliarsi, ma veramente meticolosamente, contro tutti coloro che stanno aiutando, dire che uno fa parte di un ONG è diventato un insulto. Qualunque ONG. Adesso l'associazione affidataria, l'altro giorno ho incontrato degli amici sconvolti, tutta la storia brutta che è uscita fuori, che va assolutamente tirata fuori, ma sapete, ormai si fa un tanto al chilo. Quindi tu magari ti sei sbattuto tutta la vita per dare speranza dei bambini, adesso improvvisamente vieni guardato con sospetto. Ragazzi, ma siamo completamente fuori. No, di qualche tempo fa, a un convegno politico, uno ha tirato fuori il cartello "ama il prossimo tuo come te stesso" e è stato fermato dalla questura. Ma stai scherzando? Le suorine che hanno manifestato contro Trump, dicendo di accogliere lo straniero, così come citato da Matteo 25, ero forestiero e mi avete accolto, l'ha detto Gesù, non l'ho detto io, sono state arrestate. Ma siamo fuori? Allora ecco, mi sembra che il Vangelo di oggi ci incoraggi, cioè ascolta Paolino, non ti spaventare, perché se veramente sei cristiano, se porti avanti un tuo concetto dell'uomo, della storia, della vita sociale, della vita comunitaria, può succedere che in certi momenti entri in piena contrapposizione. E Gesù è venuto a portare il fuoco, e sul fuoco voglio dire l'ultima parola. Ma scusate, non sarà che se il cristianesimo si sta un po' sfaldando in Occidente, leggevo stamattina, stavo scrivendo quello che riesco a scrivere insomma in questo tempo, l'anno scorso c'è stata una bellissima analisi coordinata dalla Stampa, il quotidiano di Torino, in cui praticamente il 34% degli italiani dice di non appartenere a nessuna confessione religiosa, quindi i cattolici che si dichiarano tali sono rimasti il 60% nel giro di 20 anni fa era, no, 10 anni fa, no, nel 2000, sì, 19 anni fa la percentuale era ancora che quasi l'80% degli italiani si dichiaravano cattolici. Ora, se è così, non sarà perché abbiamo spento il fuoco, scusate, non sarà perché questo Gesù che è venuto a buttare il fuoco sulla terra è diventata organizzazione, tran tran quotidiano, guardate, io voglio un sacco di bene ai preti, amo le parrocchie, vedo il mazzo che si stanno facendo, ma non siamo travolti dal "si è sempre fatto così", siamo davvero convinti che quello che stiamo facendo è il meglio per poter annunciare il Vangelo, poi è Gesù che converte i cuori, non noi, ci mancherebbe altro, me lo chiedo, perché è certo che se non sei acceso non illumini. Certo che se non c'è il fuoco della parola che ti illumina, riscalda e brucia la vita, allora a chi la racconti? Cosa diventi? Mi piace allora concludere questa riflessione di oggi un po' intensa con un episodio successo nel 1500, quando un grandissimo spagnolo, Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti, si trovava a Roma, dove aveva formato i primi 12, i suoi 12 compagni. Lui, per ironia della sorte e obbedienza al Papa, non riuscirà mai a fare quello che chiede agli altri, cioè andare a evangelizzare il mondo. Saranno loro ad osare per la prima volta raggiungere gli estremi confini d'Oriente, a portare il Vangelo, immaginatevi tutti i primi compagni di Ignazio, i Gesuiti. Ebbene, pare che nella Chiesa del Gesù, che era un po' la loro sede, tutt'oggi esistente, lui abbia detto ai suoi semplicemente: andate e incendiate il mondo. Ecco, andiamo e incendiamo il mondo, d'amore però. Buona domenica, buona settimana.